Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo proporvi un video che vi avevo già proposto l'anno scorso, ossia vorrei farvi vedere tutti i regali di Natale che io ho fatto ad amici e parenti. Poi vi farò ovviamente anche il video in cui vi mostro quello che io ho ricevuto per Natale, però in questo video ho pensato di condividere con voi tutte le cose che io ho regalato agli altri. Io registro il video oggi che è il 20 dicembre, ma voi lo vedrete comunque dopo Natale, altrimenti vado a svelare le sorprese. Ma direi di partire subito perché i regali sono tanti, voi adesso non lo vedete, ma sono sommersa e circondata da regali, quindi mettetevi comodi. Io partirei subito con il regalo che ho fatto a mio cugino e alla sua compagna, perché è una cosa un po' particolare. Io gli ho regalato una cartina geografica, che però non è una cartina geografica come le altre, perché questa vi dà la possibilità di andare a cancellare, a grattare le parti che voi avete visitato, quindi i viaggi che avete fatto. Adesso, se riesco ad aprirla, ve la faccio anche vedere aperta. La cartina è questa, ovviamente è molto grande, quindi non riesco a farvela vedere tutta, però vedete che ci sono queste parti qua scure. Queste voi andate a grattarle con l'apposito strumento. C'è anche questo, e praticamente andate a scoprire tutte le parti che avete visitato. Quindi, siccome loro viaggiano abbastanza, comunque sono due persone che si muovono abbastanza, ho pensato che questo poteva essere un regalo originale, carino per due viaggiatori che comunque piano piano vanno a segnare sulla loro mappa tutti i posti che hanno visto insieme. Mi sembrava un regalo abbastanza originale. Al mio compagno invece quest'anno ho fatto un regalo utile, è una cosa che gli serviva e quindi gli ho preso tre maglioni di quelli da mettere con le camicie. Uno è carta zucchero, diciamo un colore sull'azzurro, questo gli sta benissimo perché lui ha gli occhi azzurri, quindi ogni volta che si veste di azzurro comunque va a valorizzare lo sguardo. Poi ho preso un colore più scuro che è prugna, non so se riuscite a vederlo bene perché la luce forse vi fa vedere i colori un po' falsati, però comunque questo è un prugna. E poi ho preso un verde perché quest'anno voleva provare qualcosa di verde e quindi insomma ho preso questi tre colori. Poi per un'amica di mia mamma, io dico amica di mia mamma ma in realtà sono anche amiche mie, vabbè comunque per lei ho preso due creme mani, una al pepe rosa e una alla rosa, sono quelle di Bottega Verde che io ritengo comunque molto valide. Per mia mamma invece ho preso un libro che è questo, Gli anni della leggerezza della saga dei Casalet, è il primo di una serie di libri, penso che lo conosciate perché è una saga abbastanza famosa e ho scelto questo proprio perché è una saga, lei dopo tanti anni ha ripreso con la lettura, le piace leggere, adesso sta leggendo la saga delle sette sorelle e io ho pensato di regalarle il primo libro di questa saga perché secondo me comunque rispecchia molto i suoi gusti. E da unire al libro ho preso un altro regalo che è un po' particolare perché è un segnalibro ed è un segnalibro in argento, però ha una particolarità. Intanto si presenta così in questa bellissima scatolina. E la particolarità di questo segnalibro è che porta con sé un messaggio e che è un messaggio che per mia mamma, secondo me, è perfetto. Il segnalibro è questo. Vedete che c'è l'albero della vita con i cuori, spero che riusciate a vederlo, è molto carino e sul segnalibro c'è incisa una frase che dice questo: dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Io ho regalato questo segnalibro a mia mamma con questa frase perché comunque mia mamma ha passato un periodo un po' difficile negli ultimi anni e questa mi sembra una frase carina, positiva, una frase che comunque secondo me tende molto al positivo e quindi mi sembrava che andasse benissimo per mia mamma. E lo stesso regalo l'ho fatto anche a un mio amico che abita lontano dalla mia città, che non vedo quasi mai, però ho deciso di mandargli un segnalibro. Nel suo caso c'è l'albero della vita, ovviamente senza i cuori, ho preso un disegno diverso e c'è sopra la stessa frase. Perché comunque anche nel suo caso volevo dare questa impronta di positività. Poi per le colleghe del mio compagno abbiamo preso due candele Yankee Candle di queste qua piccoline nella giara, tutte e due a tema natalizio. Questa è Christmas Eve e ha una profumazione di cannella, di ciliegia, una cosa un po' mista in questo senso qua e è molto carina perché mi hanno dato anche la scatolina regalo. Quindi insomma è una cosa che ho apprezzato perché non tutti i negozi danno la scatolina.
scatolina regalo. Poi per un'altra collega alla quale il rosso non piace l'abbiamo presa bianca, questa è Christmas Cookie e ha un profumo di biscotti che è una cosa incredibile, sarebbe da mangiare col cucchiaino, veramente buonissima. E anche in questo caso c'è la scatolina regalo. Poi per un'altra collega del mio compagno abbiamo preso una cosa fatta a mano che è molto particolare, voglio farvela vedere perché secondo me è veramente carina. È un ognomo ed è interamente fatto a mano, praticamente è fatto con un bottone, qua c'è un bottone, qua c'è una pallina di legno, c'è il cappello, tutto interamente cucito a mano ed è una cosa secondo me veramente carina, simpatica. Ve lo faccio vedere anche se non è un regalo che ho fatto io, ma perché comunque ero presente, l'ho aiutato a sceglierlo e mi sembrava veramente una cosa bella da far vedere qua sul canale. Per la cugina del mio compagno invece ho preso sempre una Yankee Candle ma più grossa. È sempre a tema natalizio, profumo di cannella e l'ho presa grossa perché comunque insomma è una persona alla quale siamo molto più legati e quindi abbiamo pensato di prendergliela più grossa ed è anche questa molto buona come profumazione. Per la nonna del mio compagno invece ho realizzato una cosa io, ho preso un barattolo di vetro vuoto e poi ho messo il fiocchetto, quindi niente di particolare, poi ho fatto questa decorazione che è fatta con la cannella, con l'anice stellata e con le classiche palline rosse di Natale. Ve l'avvicino, ho fatto questa decorazione e dentro c'è il caffè, perché comunque per sua nonna volevo fare semplicemente un pensierino, una persona molto anziana perché ha superato i 100 anni, quindi comunque penso che basti il pensiero e ho fatto una cosa di questo tipo. Poi per mia cugina ho preso tre regali perché con lei mi piace sempre fare magari cose più piccole ma più pacchetti. Ho preso la tessera regalo, la carta regalo di Tezenis, quindi questa, vabbè, non ve la faccio vedere perché è semplicemente una carta regalo. Poi le ho preso uno specchietto da borsa con i gatti, perché a lei piacciono i gatti, c'è questa immagine sopra, è molto bello, è molto ben rifinito, è morbido sopra, quindi è veramente una cosa ben rifinita, ha lo specchietto doppio e i gatti ci sono sia davanti che dietro, è veramente molto carino e poi è anche confezionato bene perché è confezionato all'interno di questa scatola, quindi è una cosa che mi piaceva veramente molto, volevo comprarlo anche per me a dire il vero, poi ho pensato, vabbè, non esageriamo con le spese, facciamo le cose per bene e quindi l'ho preso solo a lei. E poi a lei ho preso anche una candela, però non è una candela come quelle di prima, non è una Yankee Candle, ma è una di quelle candele che hanno dentro il gioiello. Ovviamente l'ho presa a tema natalizio, la profumazione è quasi, diciamo che sembra la fragola, sembra panna e fragola, quindi forse la profumazione non è proprio così natalizia secondo me, perché la panna e fragola non l'associerei tanto al Natale, però comunque sul vetro ci sono questi disegni natalizi, ci sono gli alberi di Natale e c'è all'interno il gioiello. Io sono sicura che voi conoscete questo genere di candele, però a me piaceva tantissimo l'idea che quando la candela comincia a consumarsi faccia poi emergere il gioiello. In questo caso ci sono degli orecchini e su questa vi do un'anticipazione, perché questa invece l'ho presa anche per me perché era una cosa che mi incuriosiva troppo, quindi ne ho preso due, una per lei e una per me. Quando andrò a bruciare la mia, quando arriverò al gioiello, farò sicuramente il video perché voglio assolutamente condividere questa cosa sul canale. Per mia zia ho preso invece uno di quegli oggettini un po' ironici che vi avevo mostrato nel video dei regali sotto i 15 euro, e ho preso il portacellulare a tartaruga che è questo. Secondo me è bellissimo perché lei lavora in ufficio, quindi io l'ho immaginato sulla scrivania del suo ufficio con il cellulare, quindi è veramente una cosa che mi piace tantissimo. Qui dove c'è questa scanalatura, diciamo, inserite il cellulare e ve lo tenete appoggiato sulla scrivania, secondo me è veramente una cosa carina. Ve lo faccio vedere con il cellulare inserito così magari vi fate un'idea un po' più precisa. Ecco, praticamente in questo modo, voi avete la tartaruga e il cellulare inserito e quindi mi sembrava veramente molto carino. Poi sempre per mia zia ho preso delle salviette asciugapiatti, queste qui, con i gatti, perché anche lei ama i gatti, quindi le ho preso questa, anzi sono due in realtà, quindi sono tutte e due a tema gatto, molto carine. Adesso io non le apro perché sono ben confezionate, quindi vorrei lasciarle così, però magari vi metto una foto.
Per mio zio invece ho preso una cosa ironica, anche per lui, sempre una cosa di quelle che vi ho mostrato nel mio video sui regali di Natale sotto i 15 euro, e poi ho preso anche una cosa più seria. Quella ironica è questo, è quel portaocchiali che vi avevo mostrato. Praticamente qua in questa scanalatura andate ad inserire gli occhiali, qui c'è il naso, ci sono i baffi, anche questa è una cosa da posare sulla scrivania. E ve la faccio vedere con gli occhiali perché secondo me è un po' più carina. Eccolo qua. Praticamente voi mettete gli occhiali e viene fuori una cosa del genere. Quindi, secondo me, è veramente ironica. Poi lui comunque ha molto senso dell'umorismo, quindi sicuramente è una cosa che può apprezzare. Però a lui ho fatto anche un regalo più serio e si tratta di questi pennelli, perché lui dipinge, è un artista, è molto bravo tra l'altro, e i pennelli servono sempre. Questi sono i pennelli tondi e mi hanno detto che si possono fare un sacco di esperimenti, un sacco di cose con i pennelli tondi. Poi per mio nipote ho preso l'accappatoio dei supereroi, eccolo qua, questo. Questa è una cosa che diciamo mi hanno consigliato, so che gli serviva, so che gli piacciono tutti i supereroi, quindi ho preso quello. Per mia zia, l'altra mia zia invece, ho preso una confezione della linea Gocce di Felicità di Bottega Verde, c'è lo spray per ambienti, una cosa da appendere all'albero di Natale e la saponetta. E più che altro mi piaceva proprio l'idea delle gocce di felicità, perché andare a spruzzare comunque il profumo per ambienti, gocce di felicità, è una cosa carina, quindi mi è piaciuta. Poi per la zia del mio compagno ho preso sempre a tema un diffusore per ambienti, quindi un diffusore di profumo per ambienti, ed è molto carino perché è tutto in ceramica, vedete qua, è in ceramica, spero che si veda qualcosa. Qui c'è l'albero della vita, che è quello che poi va ad assorbire la profumazione. Qui c'è un olio essenziale e qui c'è un altro olio essenziale alla mela verde. L'ho preso alla mela verde perché so che a lei piace molto la mela verde, quindi ho pensato che potesse apprezzare. Per un'amica di mia mamma ho preso un tè particolare. È questo, è confezionato in questa scatola che secondo me è veramente carina. Era della linea La Via del Tè e io ho scelto Racconto di Natale. Vedete, è molto carino secondo me, poi anche con la scritta così un po' particolare. Dentro c'è il volantino che vi fa proprio vedere quali sono i vari tipi di tè di questa linea, appunto La Via del Tè. Io ho scelto Racconto di Natale perché mi piaceva, era un buonissimo profumo, quindi deve essere molto buono, ma volendo c'era White Christmas e Orange Christmas, quindi ce n'erano altri due, però io ho scelto questo anche perché mi piaceva tantissimo questa confezione fatta in questo modo, mi sembrava proprio bella e particolare. E poi all'interno della scatola, perché comunque c'è proprio la sua scatola, c'è anche il misurino, che comunque è una cosa secondo me che va a completare. Questo davvero mi piace tantissimo. Per un'altra amica di mia mamma ho preso un presepe. Che è questo, è un presepe d'argento, quindi questo è particolare proprio perché è in argento. È all'interno della sua cornice di legno fatta a triangolo, si può appoggiare sia su un mobiletto sia sotto l'albero ed è confezionato un po' come un gioiellino perché è proprio all'interno della scatola, quindi sicuramente si presenta in un modo molto elegante e molto carino. E anche questo, insomma, è un piccolo pensierino che però mi piaceva. Tra l'altro per i regali d'argento li ho presi sul sito emozionidargento.com o.it, non ricordo, comunque ve lo lascio in info box perché ci sono tante cose molto carine. Poi per mio papà ho preso una cosa semplicissima perché lui comunque vuole solo cose utili e solo cose che poi va ad utilizzare man mano e quindi gli ho preso il classico balsamo dopo barba L'Oreal perché comunque lui chiede questo tipo di regali, io gli ho fatto questi. Poi gli aggiungerò il croccante con le mandorle, il caffè e la cioccolata perché comunque a lui piacciono queste cose, quindi aggiungerò anche quello al dopo barba. Per mia suocera ho preso dei guanti di pelle semplici. Semplici, neri, non hanno niente di particolare, hanno solo il fiocchettino qua sul polso perché mi sembrava fine, elegante, sono dei classici guanti di pelle. Per mio suocero ho preso una sciarpa che si presenta benissimo perché è confezionata all'interno della scatola, quindi è molto particolare e le colorazioni sono tutte sul grigio.
grigio chiaro, grigio scuro, eccola qua. A me questa piaceva molto, poi è molto morbida, proprio al tatto è molto morbida, quindi insomma mi sembrava un bel regalo. Per mia cognata invece ho preso una collana e un paio di orecchini che sono praticamente l'imitazione dell'oro rosa, che è un po' particolare. Questa qua vi faccio vedere perché è tutto insieme, non volevo togliere la confezione, però la collana è questa. Spero che la vediate bene. Eccola qua, questa è la collana. E gli orecchini sono uguali alla collana perché riprendono appunto questi rombi fatti in questo modo. Ora così voi vedete tutto insieme, però è una cosa molto fine, secondo me, molto elegante, raffinata. Gli orecchini non sono eccessivamente grossi e luminosi, quindi secondo me è una cosa abbastanza raffinata e mi piaceva. Poi l'ultimo regalo che vi faccio vedere è quello che ho fatto a mia nonna, che è una confezione di marmellate, che mi piaceva molto perché è confezionata in un modo particolare. Ci sono tante marmellate di tutti i tipi, di tutti i gusti, nel barattolo piccolino, tanto lei comunque è da sola, quindi non è che ne mangi tantissima, però la mangia a colazione, quindi mi sembrava carina l'idea, di darle tutti questi assaggini diversi. E quindi ho fatto anche per mia nonna questo pensiero. Questi sono tutti i regali che io ho fatto ad amici e parenti. Fatemi sapere nei commenti cosa avete regalato voi. Mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacio enorme.